contatto diretto. Ok, ci siamo, scusate per l'interruzione, riprendiamo dopo Monica. Carlo Cafarotti, 8° municipio, ex 11° municipio. Che ci dici, Carlo? Qual è il problema del vostro municipio? Il problema, cioè, qui ce ne stanno tanti comunque. Allora, una cosa, vabbè, sicuramente sapete che l'edilizia è un problema grosso, abbiamo l'insistenza della nuova cementificazione degli 60 e le emergenze abitative pure sono una grossa cosa da risolvere. Però quasi quasi approccerei un po' in maniera diversa, quasi un sogno, Marcello. Quello di una rinascita culturale del nostro municipio, che sia anche occasione di lavoro, perché si può trovare, si può fare e creare lavoro anche valorizzando il territorio e tutti i siti di interesse archeologico e architettonico. Quindi noi vogliamo ricordiamo zona Appia, quindi Appia, Caffarella, Appia Antica, parte della Garbatella, quindi abbiamo delle cose splendide in cui poter fare splendide cose. Okay? Bene, in bocca al lupo, Carlo. Previ, ciao. E passiamo ora al 9° municipio, ex 12°, Giuseppe Mannarà. Nono municipio. Sì, i problemi, il nostro municipio, diciamo, fortunatamente ne abbiamo molti, purtroppo ne abbiamo molti. È un municipio che è molto verde e con un vasto riguardo a tutta l'agro romano, e noi vorremmo appunto difendere questa zona, tutelarla dagli interessi che ci sono, speculatori, e da tutti i piani di lottizzazione che minacciano appunto la nostra campagna. Ci sono molte realtà agricole, molte attività diciamo agricole caratteristiche del nostro territorio che rischiano veramente di essere di soccombere sotto a questo problema della speculazione edilizia che appunto sta sempre maggiormente interessando il territorio. Ci sono per esempio il quartiere di Torpagnatta 2 che sta crescendo, che sta crescendo in modo abnorme al di fuori della zona che originariamente dalle determine comunali era prevista. Ci sono anche diversi, il problema della viabilità. Scusate l'emozione, ma non sono abituato a trovare le partite delle camere. Siamo tutti cittadini sì, che si mettono in gioco così per la prima volta. Comunque è un'emozione genuina, la sento che è genuina, e sicuramente man mano che passano i momenti davanti alle telecamere sento di essere sempre più spigliato. Figuratevi come ero qualche giorno fa. Insomma, il traffico è anche un problema. Abbiamo un problema della viabilità su via Laurentina, un corridoio di viabilità che stenta ad essere completato. È un ponte sul raccordo anulare che praticamente ancora deve essere costruito. Sappiamo tutti dalle situazioni delle inchieste giornalistiche della magistratura delle questioni dei tangenti, delle questioni legate alla corruzione dell'ente SPA, che diciamo che è una presenza costante nel nostro municipio, che comunque deve essere, noi puntiamo a renderla trasparente della sua gestione, come tutto il resto delle attività che andremo a compiere esclusivamente a favore dei cittadini. Bene, grazie Jeff. Ora passiamo a una colonna portante del movimento romano. Ci trasferiamo verso Ostia, 10° municipio, è stato anche delegato di lista nazionale, ricordiamolo, candidato alla presidenza del 10° municipio, ex 13°, dici un po'. Niente, io nome... provo a portare proposti, i problemi sono noti, le dico a te Marcello. Ostia, il 13° municipio, ex 13°, 10° è un territorio fantastico. Abbiamo la più grande pineta d'Europa, la riserva del litorale romano, abbiamo il sito archeologico più intatto d'Europa, che sono gli scavi di Ostia Antica. Abbiamo un territorio fantastico. Naturalmente, come primo punto, serve una riqualificazione del decoro di questo territorio. Da qui ripartiamo per dare qualità di vita migliore ai cittadini e sicuramente insieme anche sviluppo del territorio, per cui lavoro, risorse e anche nuove speranze. Naturalmente tutto questo nel nostro programma, che è stato un programma partecipato come quello di Roma, noi proponiamo trasparenza, per cui al primo punto la trasparenza amministrativa, far conoscere a tutto il territorio, a tutti i cittadini come funziona la macchina organizzativa del municipio e farli scegliere e farli decidere su quelle che saranno le nostre eventuali scelte. Tutto qui, grazie. Bene, ottimo programma. Passiamo al 11° municipio,
ex quindicesimo, abbiamo il candidato alla presidenza Alessio Marini. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il nostro municipio è un municipio in cui i problemi sono tantissimi, è un municipio, potremmo dire, prevalentemente di periferia, e la maggior parte dei problemi, o almeno i più gravi, sono quelli legati purtroppo alla salute pubblica. Come sapete, noi eravamo limitrofi alla discarica di Malagrotta, che adesso dovrebbe essere chiusa, e ce la curiamo. Però ci mettono quella nuova, quella di Monti dell'Ortaccio, contro la quale ovviamente faremo una resistenza strenua. Tuttavia non c'è solo questo. Nel nostro municipio, che in gran parte è vero è campagna, ma la restante parte è un magma cementizio, e non ci sono per esempio aree verdi, parlo di Marconi. Al Trullo nemmeno c'è un'area verde, ma ci sono anche problemi più gravi, per esempio quello dei fili dell'alta tensione che attraversano tutta la borgata e che appartengono in parte a FS e in parte a CEA. E non solo, abbiamo degli stabilimenti vecchi, abbandonati, che sono completamente ricoperti di Eternit e che insomma rappresentano pure quelli un pericolo. E dopodiché il traffico, ovviamente l'inquinamento, rappresentano altri problemi che vanno a incidere proprio sulla salute delle persone. A parte questo, naturalmente i problemi che hanno tutti i municipi di Roma, ovvero la mancanza di posti per esempio negli asili nido è un problema molto sentito da tutta la popolazione, la mancanza di spazi dove le persone possano comunque aggregarsi e creare un tessuto sociale compatto. E poi, e non ultimo, faremo ovviamente la battaglia contro questi PUP che non forniscono assolutamente nessuna soluzione ai problemi di parcheggio, per esempio di Viale Marconi, ma anzi li aggraverebbero, perché rischiamo di fare dei parcheggi di scambio all'interno della città, che è veramente una follia. E con questo penso di aver concluso. Mi pare che hai le idee chiare, un ottimo programma. Come vedete sono tutti molto anziani, e a proposito di anziani, adesso andiamo al 12° municipio, potete vedere il candidato presidente, anziano anche lui, Daniele Diago, dici le tue idee. Sono molto grande, effettivamente ho 30 anni compiuti, ho studiato scienze della formazione, sono cittadino del municipio 12, sono nato e cresciuto nei Colli Portuensi e Monteverde. E diciamo che il mio attivismo è nato ovviamente perché è sorta di una problematica molto seria di terrazze dei colli. Ci siamo visti dalla già domani, insomma, ecco, la costruzione di palazzi enormi di 7 piani, comunque nei Colli Portuensi i palazzi massimo sono di 4 piani. Mi sono informato, ecco, da lì sono diventato un cittadino attivo, perché credo, ecco, che l'attivismo deve essere una parte interiore, ecco, per ogni cittadino, ecco, invece di stare a casa sul divano, insomma, dobbiamo uscire per le strade e ricreare questa comunità che purtroppo non c'è più. Perciò, ecco, quello che noi vogliamo fare nel nostro municipio è soprattutto ricreare questa comunità tra tutti i cittadini del nostro municipio, cercare di ridare dignità alle persone che purtroppo molti non hanno abitazione, non hanno lavoro, vediamo ancora gli anziani, insomma, che cercano addirittura dentro i segreti dell'immondizia, perciò non più gli extracomunitari ma i nostri concittadini. Perciò ci sono problematiche molto serie legate al sociale, legate anche all'urbanistica e legate purtroppo anche all'ambiente, perché comunque noi abbiamo questa grande discarica che è Malagrotta, e appunto proprio ieri ho sentito che è stato dato il via libera al nuovo gassificatore. Perciò ecco, una problematica molto seria, e per questo avremo bisogno non soltanto ovviamente dei cittadini ma anche dell'aiuto dei portavoci del comune, io spero del candidato sindaco, ovviamente dei portavoci alla regione e al Parlamento. Perciò insomma, ecco, io chiedo, il mio appello è ovviamente che ognuno debba dare il proprio contributo per portare al meglio, per ridare dignità a tutti i cittadini di ogni municipio e di Roma. Avremo un bel lavoro da fare. Buon lavoro, grazie a voi. Grazie Daniele. Grazie. Da giovane in giovane passiamo al candidato alla presidenza del 13° municipio, ex 18°, Francesco Spera. A te la parola. Grazie, ciao a tutti, io ho 29 anni, nato e vissuto da sempre nel 18° municipio, in particolare ex 18°, quindi 13°, in particolare a Monte Spaccato. Sono il più giovane della mia lista, 29 anni, quindi anche ringrazio tutto il gruppo municipale per avermi dato la fiducia, dato appunto che sono il più giovane. Qual è la problematica, diciamo, principale del municipio? Credo che
diciamo, indirizzare il focus su un'unica problematica sarebbe riduttivo, quindi preferisco dire che personalmente forse il primo punto su cui andare a lavorare è appunto capire e modificare il modo di gestire la cosa pubblica, la macchina pubblica, perché credo che da lì bisogna partire per appunto creare un circolo virtuoso e per poi andare a dare iniezioni ovviamente di impegno e ovviamente propositive in tutti gli ambiti, dal sociale alla viabilità, all'urbanistica, per passare dall'ambiente, ovviamente tutti i temi più importanti che anche il nostro candidato presidente ha fatto, il candidato sindaco ha fatto presente già insomma più volte appunto. Molto bene Francesco. Il municipio è il 18esimo, ex 18, attuale 13esimo. Francesco Spera. Francesco Spera, grazie a te. Grazie a te, sullo sfondo già vedo Marco Terranova, candidato alla presidenza del 14esimo municipio, ex 19esimo. Che ci dici Marco, il problema allora, principale? Buongiorno a tutti. Una cosa che sembrerà strana, ma nel 14esimo municipio ci sono 3 parchi naturali, un parco agricolo, numerose aree verdi sottoposte a vincolo archeologico e 2 monumenti naturali. Sono dei posti bellissimi che ci impegniamo con tutte le nostre forze e con le forze dei cittadini a difendere dalla valanga di cemento che le amministrazioni precedenti stanno cercando di portare su questo territorio. Vogliamo fare del verde un utilizzo sociale che dà la possibilità non solo di difendere le aree, quindi di aumentare il benessere e la salute dei cittadini, ma anche quello di creare veramente vere e proprie occasioni di lavoro. E in particolare abbiamo anche un progetto che ci sembra veramente un fiore all'occhiello del nostro programma, che è quello della rivalutazione e riqualificazione dell'area relativa al complesso del Santa Maria della Pietà, che è un'area abbandonata ma che rappresenta una vera centralità urbana, che dal punto di vista proprio della gestione della nostra città è sarebbe una grandissima novità, perché soprattutto nelle periferie romane oggi mancano delle vere e proprie centralità e dei punti di aggregazione per tutti i cittadini. Quindi noi ci impegniamo a questo, ovviamente oltre alla trasparenza e alla partecipazione che caratterizzano l'impegno di tutti. Bene, 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 grazie. E chiudiamo con l'ultimo municipio, municipio 15esimo. Abbiamo la nostra candidata presidente, ex preside, Teresa Zotta. Che ci dici, prof? Allora, io questa etichetta di prof ormai ce l'ho abbandonata. Addosso, non me la toglierà più nessuna. Allora, il nostro municipio diciamo che ha tutti i problemi che sono di Roma, dai trasporti, quindi la mobilità, l'ambiente. Per quanto riguarda il 15esimo, l'attenzione in particolare andrà verso il sociale, quindi l'assistenza ai disabili. È in piedi una delibera che probabilmente andrà in vigore dal 2 di maggio e che penalizzerà enormemente i fondi da destinare a queste fasce deboli, quindi disabili, bambini, per non parlare poi delle scuole dell'infanzia che mancano completamente, quindi anche degli asili nido che mancano completamente nella zona di Cesano. I cittadini di Cesano ci hanno segnalato questo aspetto. Cesano tra l'altro ha anche il grosso problema delle onde radio che non si riesce assolutamente a risolvere. Ancora l'ambiente, all'interno del municipio noi abbiamo lo splendido parco di Veio e noi abbiamo già presentato le osservazioni al piano di riassetto del parco di Veio. Ora ci auguriamo che i nostri rappresentanti alla regione prenderanno in mano questo problema. Abbiamo ancora il problema della trasparenza, perché chiaramente è un aspetto che è l'elemento portante del Movimento 5 Stelle, quindi faremo in modo che all'interno del municipio le riprese delle sedute e quindi trasparenza in tutti gli atti amministrativi possa essere realizzata. E diciamo che abbiamo un'idea che è contenuta nel nostro programma, che consiste proprio nel destinare i fondi che il presidente di municipio dovrà restituire, quindi che è in eccesso al suo compenso, come succede per la Camera o altro, ecco, questi fondi possono essere destinati proprio alla realizzazione di questo, in quanto il municipio ha detto che non ha i soldi per poterlo fare. Problemi ce ne sono tanti, il tempo è quello che è, però siamo disponibili a parlare con tutti del nostro programma. Grazie Teresa. Grazie a voi. Abbiamo presentato tutti i 15 candidati presidenti
residenti, come vedete hanno tutte le idee chiare, ci rivedremo nei consigli municipali e nel consiglio comunale e senti, sarà, che le pensi? Sarà un piacere. Tu come candidato a sindaco, se diventi sindaco, li fai gareggiare tra di loro a quale sarà il municipio migliore? Beh, questa è che li stimoli. È un'idea che abbiamo prendere a me non c'è bisogno. È un'idea che abbiamo riprendo me stesso? Sì, ti riprendo io, dai. Ora passo da fare dai, il cameraman. Mi occuperò di farli gareggiare tra di loro a quale sarà il giornalista antispeculazione. Gareggiare tra di loro su tanti temi. Ad esempio abbiamo pensato anche sulla questione rifiuti, no? Perché pensiamo di fare la differenziata spinta porta a porta, ma anche di trasferire il contratto tra comune e AMA sui singoli municipi in maniera da avere 15 centri operativi verso l'AMA e quindi da mettere anche i municipi in concorrenza tra loro. Quindi vedere chi è più virtuoso e anche chi riesce a raggiungere i risultati migliori, che può essere anche sotto il profilo economico, un po' sotto tutti i profili dell'incentivo della piccola e media impresa, dello stop al consumo del territorio. È chiaro che andremo anche a vedere qual è il municipio più virtuoso che potrà essere preso a modello dagli altri. Grazie. Saluta. Ciao. Le vanno a fare vedere con la sigaretta. Ciao. Ecologico. Ciao a tutti. Promette di smettere di fumare. Ci rivedremo in comune, sarà un piacere. Sarà un piacere. Ciao. Lavoreremo sodo per voi sui problemi concreti. Ciao.